Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, o se non lo sapete ve lo dico adesso, da poco ho cambiato cellulare. Infatti sono passata dal mio iPhone X, che ormai non funzionava più, a questo qui, che è un iPhone XR. E cambio cellulare uguale mille richieste di un nuovo What's My iPhone, che in realtà già mi richiedevate quando ancora non avevo cambiato cellulare, quindi volevate un aggiornamento a tutti i costi. E quindi oggi, visto che ho cambiato cellulare, visto che ho cambiato la disposizione delle mie applicazioni, sono qui per registrarvi un nuovo video What's My iPhone. Circa una volta all'anno lo devo registrare, anche perché dopo un po' mi stanco della disposizione delle app, quindi la modifico. Poco prima di cambiare il cellulare avevo anche cambiato la disposizione, quindi delle app, quindi mi sembrava proprio il momento perfetto per registrare questo video. Allora, come vi dicevo, da poco ho cambiato cellulare, quindi per chi non lo sapesse ve lo faccio un attimo vedere. Allora, ho questo nuovo cellulare che è un iPhone XR e tra l'altro, come potete intravedere, oggi sono in tinta con il mio cellulare, infatti è azzurro. Devo dire che all'inizio, quando ho saputo che avrei avuto un iPhone azzurro, ho detto: oh mio Dio, no, non mi fa impazzire, però in realtà è bellissimo, cioè il colore è davvero fantastico. Poi vabbè, ho deciso di comprare una cover nera, quindi sarà tutto coperto, però comunque mi piace, cioè devo essere sincera, pensavo peggio. E nulla, comunque questo qui è l'iPhone. E nulla, davanti è fatto così, non ha il tastino, ha il Face ID. Per chi non è molto esperto della Apple, è uno degli ultimi usciti, vabbè, è uscito qualche anno fa, però comunque è uno di quelli nuovi, quindi non ha il tastino, quindi si fa tutto tramite lo schermo, e questo è il motivo per il quale ho dovuto cambiare l'altro mio cellulare. Infatti lo schermo dell'altro cellulare era andato, non riuscivo più a fare niente. E niente, cos'altro dire? Adoro il fatto che l'iPhone XR, comunque il mio nello specifico, sia un po' più grande rispetto a quello che avevo prima, perché boh, ho sempre sognato di avere un iPhone o comunque un cellulare con lo schermo un po' più grande, e finalmente ce l'ho, quindi sono molto molto contenta di questa cosa. E nulla, poi come vi dicevo, ho comprato una cover nera che ho comprato su Amazon. Se vi dovesse interessare, vi lascio il link giù nell'info box della cover, ed è appunto nera. E devo essere sincera, mi piace un sacco come riesco a tenere in mano il cellulare, cioè è proprio comodo. E niente, fatte queste presentazioni, direi che possiamo iniziare. Parto con farvi vedere lo sfondo che ho qua, che è una foto con il mio papà che abbiamo fatto a Creta, e mi piace un sacco, ho deciso di metterla in bianco e nero. E nulla, quindi ho messo questa foto con il mio papà. Detto ciò, possiamo addentrarci nel mio cellulare, quindi vi faccio vedere le app. Ed eccoci qua. L'unica schermata che vedrete è questa qui. Ho deciso di, cioè di, come si dice, compattare tutte le applicazioni in una schermata, perché mi ero stancata dei mille widget che avevo creato quando c'era stato l'aggiornamento che permetteva appunto di mettere i widget. Mi ero davvero stufata di tutti quei widget, e quindi ho detto: ok, sai che c'è, facciamo una cosa un po' più minimal. E quindi ho compattato tutte le applicazioni in questa schermata, e devo dire che questa scelta non mi dispiace affatto, cioè sono molto comoda, quindi direi di iniziare subito. Allora, iniziamo dall'alto. Come sempre, le prime applicazioni sono quelle preinstallate, quelle quindi che servono quasi quotidianamente. Quindi abbiamo il telefono, abbiamo le foto, le note, il calendario, poi abbiamo la prima cartella chiamata social. Il contenuto delle cartelle è cambiato, ma neanche troppo, quindi adesso vi faccio vedere, vi individuo le applicazioni nuove se me le ricordo. Allora, la cartella social contiene Instagram, YouTube, YouTube Studio, che spesso mi chiedete che applicazione è. Praticamente YouTube Studio serve per i creator, per diciamo gestire il dietro le quinte, come mi piace chiamarlo, del proprio canale. Quindi è una cosa che un'applicazione che serve, che nasce solo per i creator. Quindi se non avete un canale su YouTube non ha senso che voi scarichiate quest'app. Per vedere i video ovviamente utilizzate l'applicazione YouTube normale. Invece YouTube Studio serve per chi ha un canale YouTube, quindi se ancora non avete questa applicazione scaricatela. Poi abbiamo TikTok, che sto provando anche a tornare ad utilizzare quotidianamente, quindi andate a seguirmi. Abbiamo Pinterest, dove potete trovare il mio account, mi chiamo Valeria Martinelli, e tra i miei pin trovate i miei template. No, non è qua la cartella, ecco questa qua, la cartella template, dove appunto c'è la to-do list che ho creato.
c'è il weekly planner e il planner settimanale, quindi se ancora non li avete scaricati potete andare a scaricarli utilizzando il link che trovate giù nell'info box, che vi rimanderà alla mia pagina di Pinterest, e potete appunto scaricare questi planner, che poi potete anche decidere di stampare volendo, sopra i quali potete organizzare le vostre giornate. Fatemi sapere se li state utilizzando. Potete organizzare le vostre giornate o le vostre settimane. Ciao vicini! Dicevo, poi abbiamo i messaggi, abbiamo anche Twitch, che presto inizierò ad utilizzare con frequenza, perché stiamo per iniziare con il Movie Club. Ho finalmente cambiato wifi, quindi questa connessione dovrebbe reggere una live durante la quale guardiamo un film, quindi devo fare qualche prova e poi vediamo di mettere in atto anche il Movie Club. E niente, non vedo l'ora, quindi se volete andarmi a seguire su Twitch, mi chiamo Valeria Martinelli, sto ancora modificando il profilo, ancora non è del tutto pronto, e anche di Twitch trovate il link al mio profilo giù nell'info box, quindi correte a seguirmi, siamo solo in 86, ma correte a seguirmi. E piccola parentesi, per i più piccolini che mi hanno detto che non possono avere Twitch perché i genitori non vogliono, non vi preoccupate, quando ci saranno le live, se non erro, potrete partecipare anche senza avere un account, perché comunque si fa tutto tramite il link, quindi io vi condividerò il link in modo che possiate partecipare anche se non avete effettivamente un account. Per chi invece può avere Twitch, non ha problemi di questo genere, correte a farvi l'account se non ce l'avete e andatemi a seguire, perché tra poco dovremmo, spero, iniziare con il Movie Club. Ok, poi abbiamo fotocamera, Trebi Meteo. Io sapete che utilizzo l'app Trebi Meteo piuttosto che il meteo della Apple, perché la trovo molto più precisa. C'è anche il sito online, ma non mi ci trovo per niente, quindi preferisco avere l'app. Poi abbiamo le impostazioni, i promemoria, che ho rivalutato un sacco, li adoro, sono fantastici e li utilizzo anche come diario di scuola, vi faccio vedere. Io ho una cartella qua che si chiama scuola, dentro la quale ci sono tutti i compiti. E è fantastica, cioè si può mettere anche la scadenza volendo, vedete, mettendo la data, e questo per esempio adesso mi indicherà che tedesco devo fare, gli schemi di tedesco oggi, e adesso ve la tolgo, però comunque è fantastica perché potete mettervi le scadenze, quindi creare il vostro vero e proprio diario digitale, sia che abbiate la possibilità di portare il computer o l'iPad a scuola, sia che abbiate la possibilità di portare solo il cellulare, nel senso non ci vuole niente a segnarsi i compiti sul cellulare nel cambio dell'ora, quindi perché spendere soldi per un'agenda o un diario? Poi abbiamo orologio, ovviamente, che utilizzo quotidianamente, e poi iniziano le 1700 cartelle. Quindi la prima cartella è utilità, che è un misto di tutto. Abbiamo Flow, che è l'applicazione per il ciclo mestruale, senza la quale io davvero non saprei quando ho il ciclo. Poi abbiamo Big Day, che serve per i countdown, dove ho segnato tutti i countdown per i concerti, anche se ancora non so quando ci andrò, perché appunto per ora non si può. Poi abbiamo Dropbox, Shazam, MyFastweb, perché adesso come gestore ho Fastweb, Pacer, che conta i passi senza che voi attiviate effettivamente il percorso, lui ti conta quotidianamente i passi. Per esempio oggi ho camminato per casa e ho fatto 120 passi, urca, anzi 124. Poi c'è N26, che è una carta di credito online, diciamo, carta di debito forse. Poi c'è Amazon, Stockard, strafiga quest'app, praticamente ti permette di avere le carte, le fidelity dei negozi, tutte in formato digitale. Vi faccio vedere. Ecco, vedete? Quali sono le mie carte? Ecco, queste sono le mie carte. E sono tutte qua sul mio cellulare, poi potete anche condividerle, quindi noi ogni volta che creiamo una carta, una fidelity, la condividiamo sul gruppo della famiglia così che tutti ce l'abbiano. Per esempio per i supermercati è stracomoda, perché magari va a fare la spesa una volta mio papà e non ha tutte le tessere di mia mamma, però tramite questa app ce le ha tutte. Poi abbiamo Kindle, che vabbè utilizzo molto meno sul cellulare, però non si sa mai che una volta mi dimentico il Kindle, quindi la tengo. Readly è un'applicazione che devo assolutamente iniziare ad utilizzare, serve per leggere le riviste in formato digitale, ovviamente però le riviste le dovete pagare. Poi c'è Podcast, che sto iniziando ad approcciarmi con il mondo dei podcast, quindi nel caso dovessi trovarne qualcuno carino ve lo segnalo. Poi c'è Seterra, l'applicazione, il giochino per imparare la geografia. Poi ci sono Udemy e Meetup, che sono delle applicazioni che sto ancora testando. Comunque Udemy serve per scaricare dei corsi online, cioè nel senso ci sono delle persone che ti spiegano determinate cose, quindi non lo so, volete fare un corso di fotografia, scaricate comprando il corso.
Poi c'è Meetup che serve invece per incontrare la gente. Non è un'applicazione per incontrare persone tipo Tinder, ma serve sostanzialmente per creare dei gruppi. Per esempio, sapete che io faccio il club del libro. Io ad esempio sono interessata ad avere anche un club del libro di persona e cerco se c'è un gruppo nella mia zona che fa il club del libro. Spero di essermi fatta capire. E poi c'è LockTrack, che è l'applicazione collegata al mio orologio subacqueo, quindi che scarica, quindi ciao aereo, sul quale scarico le immersioni che faccio. Poi c'è l'applicazione Scuola e Lingue. Ho messo insieme queste app perché non avevo voglia di avere troppe cartelle. Quindi in scuola abbiamo MasterCom Pro, File, che è collegato con i miei altri dispositivi Apple. Poi c'è Classroom, che continuiamo ad utilizzare anche se la DAD ormai è finita. Poi c'è Cam Scanner, che serve per fare gli scanner e che utilizzo per inviare i compiti di matematica. Poi c'è Word Reference, poi iniziano i traduttori. Word Reference io lo uso per l'inglese, Reverso lo uso un po' per tutte le lingue. Urban Dictionary è un dizionario per le parole urbane, quindi gli slang inglesi. E poi c'è Mosalingua tedesco, che serve per imparare il tedesco. Quest'app è sul mio cellulare da sempre, non l'ho mai cancellata perché l'ho pagata tipo 5 euro. Dovrei cominciare ad utilizzarla. Poi abbiamo la cartella TV. Piccola parentesi, per quanto riguarda i traduttori, io sono comoda ad avere le applicazioni, però volendo si potrebbe anche non averle e cercare ogni volta su internet il traduttore. Non lo so, per adesso mi trovo ancora bene ad avere le app, poi vedremo se un giorno magari le cancellerò. Poi abbiamo la cartella TV, dove abbiamo dentro Netflix, Disney Plus, Prime Video, TV Time, l'applicazione che mi salva ogni volta. Io adesso vi faccio vedere il mio account se volete andarmi a seguire. Mi chiamo Valeria Martinelli ed è un'applicazione che ti permette di tenere traccia delle serie TV che stai guardando. Poi abbiamo RaiPlay, che è l'applicazione della Rai, e è stracomoda, ci sono anche un sacco di documentari carini. Poi spesso le prof ci mandano del materiale, delle cose da guardare su RaiPlay. È gratuita, quindi potete farvi un account in modo gratuito. Poi abbiamo la cartella viaggi, dove abbiamo Google Maps, Waze, Arriva MyPay, che è l'app con la quale faccio i biglietti per il bus, Trenord e Trenitalia sono, Trenord per le ferrovie del nord, quindi no, più che altro penso in Lombardia sicuramente c'è, però vabbè, comunque copre solo la zona vicino a me. Ma i miei vicini gridano, aspettate. Poi c'è Trenitalia, che è appunto l'app di Trenitalia, e poi c'è Deliveroo, che salva ogni tanto la vita quando non ho voglia di cucinare. Poi abbiamo foto, dove ho Lightroom, che è l'applicazione che utilizzo per modificare le foto. Spesso mi chiedete, Vale, ma come modifichi le foto? Sono troppo belle. Allora, la verità è che io di solito non modifico mai la luce, perché se faccio una foto in quel momento è perché effettivamente mi piace la luce, tutto. Quindi tendenzialmente non la modifico, però la cosa che cambia, che caratterizza il mio profilo, è la grana che io aggiungo in tutte le foto, e lo faccio tramite questa applicazione. Poi c'è Eraser, che è un'applicazione in realtà un po' stupida, potrebbe sembrare un po' stupida, ma in realtà è fondamentale, sia per le miniature, che vabbè, se non avete un canale YouTube o comunque non dovete realizzare miniature, non vi potrebbe anche non interessare, ma anche per le presentazioni. Praticamente questa applicazione ti permette di togliere il bianco attorno alle foto. Cerco di spiegarmi. Non lo so, prendiamo questa foto del Duomo, anche se non c'è il bianco, nel senso, vi faccio capire. Io non voglio il blu, voglio solo il Duomo, per esempio, perché vorrei mettere il Duomo come sfondo in una presentazione, e vado a togliere il blu. Voilà, cioè è fantastico. Poi vabbè, vado a rifinire magari un attimo, vado a togliere un attimo gli ultimi dettagli, ma comunque è fantastica. Cioè, immaginatevi questa foto nel bordo, cioè nell'angolo, scusate, della vostra presentazione, cioè fa completamente un altro effetto piuttosto che mettere una foto del genere con il blu, eccetera. Poi abbiamo Retouch, che è a pagamento ma è fantastica, serve per togliere i dettagli che volete eliminare dalle foto. Facetune l'ho comprata quando ero più piccola,
Vi giuro, non l'ho mai utilizzata, ma mi scoccia a cancellarla perché l'ho pagata tipo 2 euro, quindi non ho voglia di cancellarla, potrebbe essere utile. C'è un fold che utilizzo, uno per programmare il mio feed Instagram e due per preparare, ai tempi la utilizzavo per preparare le to-do list che poi ripostavo sulle storie di Instagram, ma vabbè, adesso tornerò a mettere le to-do list sulle storie di Instagram, ma inizierò a farlo con il mio template visto che l'ho creato. Poi c'è Lens Buddy, fantastica se volete farvi delle foto da sole, mantiene la qualità della vostra fotocamera ed è molto comoda, quindi Lens Buddy se volete farvi delle foto da soli. GoPro Quick è l'applicazione della GoPro con la quale appunto scarico le foto dalla GoPro, stesso discorso per Camera Connect, però scarico le foto dalla Canon. E poi c'è Reverse Movie, che è un'app che serve praticamente per rendere il vostro filmato al contrario. Cioè, sì, per farlo al contrario. E la utilizzo durante le morning routine, le night routine. Poi abbiamo Extra, dove abbiamo App Store, le mail, FaceTime, salute, dov'è, meteo, memo vocali, calcolatrice. Qui c'è qualcos'altro. Ah sì, Wallet e Widget Smith. Non so perché siano separate, però va bene. Comunque sono app che servono, ma non voglio in giro, ecco. E poi sotto abbiamo le solite più una, quindi abbiamo WhatsApp, Safari e Spotify che sono sempre lì da anni. E poi ho questa nuova applicazione che si chiama Squid, che praticamente è fighissima perché è l'applicazione con la quale io riesco a rimanere aggiornata e serve sostanzialmente per leggere le ultime notizie. E nulla, mette insieme articoli di vari giornali e ve li fa trovare qua. Quindi è molto comoda se volete sempre rimanere aggiornati, ma non avete magari sempre il tempo di leggere le notizie o di guardare il telegiornale. E questo è quanto. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate tanti pollici in su, fatemi sapere se avete scoperto qualche app grazie a me. Come avete notato io non ho giochi, però se avete magari uno o due giochini da consigliarmi, o in generale se avete delle applicazioni da consigliarmi, vi aspetto giù nei commenti, magari trovo qualcosa di nuovo. E nulla, spero vi sia piaciuto questo aggiornamento, noi ci vediamo tra un anno. No, con un nuovo aggiornamento, no, dai, non so tra quanto, ma quando sarà il caso di fare un aggiornamento ve lo farò vedere. Ah, cavoli, mi sono dimenticata di dirvi una roba. Forse l'avete notato, ma qui c'era un widget. Ci sono un po' di foto. Questa qui che ho anche pubblicato sul mio profilo di Instagram con il mio fidanzato. Poi questa è con una mia cara amica. Stiamo guardando la partita dell'Italia. Questa è con le mie migliori amiche, la Franci e la Bea, quando eravamo a Riccione in vacanza insieme. Questa è con il mio papà, che è quella che ho anche come sfondo, questa con la mia mamma e questa con mia sorella. That's it. Ok, adesso abbiamo davvero finito. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate tanti pollici in su, noi ci vediamo al più presto con tanti nuovi video, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao amici!